rimettiamo ai nostri debitori, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Si parla di Peppino Di Florio, certamente si illuminano gli occhi. Sì, è perché è un talento naturale. Nella Valle del Sarno va onorata al meglio possibile. E a distanza di 9 anni, quindi oggi ne abbiamo 18, nel 2016, l'anno prossimo fanno 10 anni. E abbiamo tentato di ottenere il risultato di ricordarlo. Ricordarlo in che senso? Prima abbiamo fatto un libro, la Sostampa Valle del Sarno, ci sta un libro dove ci stanno tutte le sue testimonianze all'interno, che sono di natura di scrittura, perché lui è stato uno scrittore oltre che giornalista, anche poeta, e sono inedite queste opere, e ci sta anche un'opera, quella della storia della Nocerina all'interno. Questo nel 2011. Ma tanti colleghi ci hanno sollecitato affinché intitolassimo qualche cosa all'interno dello stadio, perché lui è stato giornalista sportivo. Ed eccoci qua, finalmente oggi è una giornata importante in tale senso. Ma va detto subito che questa amava la sua città, ma amava la Valle del Sarno. Al di là del campanilismo, l'amicizia, l'affetto, la professionalità. Di Florio era innanzitutto un amico, una persona molto equilibrata, quindi ricordo sempre con molta simpatia quella volta che lui venne a vedere la partita a Pagani, Paganese Avezzano. Aveva dei problemi, pensava che potesse suscitare antipatie, e invece fu una bella giornata di sport. E mi ricordo sempre che lo accompagnai a casa, come sempre, nella sua fabbrica, nell'azienda di famiglia di Florio Giuseppe. Una persona splendida. Peppe Di Florio era il giornalista. A Nocera era il giornalista della Nocerina, non era un giornalista. Perché mi rifaccio agli anni 60, quando erano ben pochi quelli che si interessavano di sport e di calcio in generale. Peppe era uno di questi, ma era soprattutto uno che non solo amava lo sport, il calcio, la Nocerina, ma aveva una visione d'assieme diversa. Tant'è vero che alcuni suoi racconti sono rimasti indimenticabili. Era più che altro uno scrittore prestato al giornalismo. Il poeta. Un poeta e scrittore. Una giornata particolare, si ricorda Peppino, tutti quanti lo ricordano come il poeta, l'intitolazione della sala stampa. Indubbiamente, però a parte la famiglia, ovvero che per noi comunque è stato e rimarrà sempre quello che era Peppino, perché era, non lo so, io non lo so descrivere, io sono il fratello, ci sono stato per 50 anni vicino, ma se dovessi descrivere per primo mio fratello non lo saprei descrivere, però comunque è un orgoglio indubbiamente, e poi è veramente un piacere, un onore avere la sala stampa intestata a Peppino, non lo so descrivere. Ecco, un fine conoscitore di calcio, era uno che valicava i campanilismi. A lui piaceva il calcio proprio come una passione sportiva, unicamente per il calcio, che per le altre cose non era molto legato. Ma Peppino viveva per la Nocerina, sì, andava a vedere, capitava di vedere qualche altra cosa, per esempio quando c'è stato Maradona, no, noi siamo andati a vedere, avevamo l'abbonamento tutti e due per tutti i 7 anni che è stato Maradona. Però stavamo sul campo a Napoli, in tribuna, e si parlava la Nocerina. Quindi è detto tutto, per Peppino esisteva solo la Nocerina, è la città di Nocera, non solo la Nocerina. Peppino veramente era il suo amore, la città di Nocera, che è il pallone, considerando la Nocerina. Ecco, tanti ricordi legano lei a suo fratello, un ricordo più bello, il ricordo più simpatico di Peppino? Mi viene difficile, perché purtroppo mi è rimasto l'ultimo periodo, il periodo più brutto. Non riesco a mettere qualcosa di bello, qualcosa di diverso, perché purtroppo mi è rimasto impresso quello, l'ultimo mese. Non so che, veramente non so che dire.